Oggi parleremo di 10 giochi divertenti da fare con il tuo cane. I cani amano giocare e interagire con i loro proprietari, e questi giochi sono un'ottima opportunità per passare del tempo di qualità insieme. Numero 1. Il lancio del frisbee. Il frisbee è un gioco classico per i cani. Lancialo e fai correre il tuo cane per prenderlo. Questo è un gioco che aiuterà a farlo muovere e a divertirsi. Numero 2. Nascondino. Questo gioco è perfetto per i cani che amano scoprire e investigare. Nascondi dei biscotti o dei premi in posti diversi e fai cercare il tuo cane. Premialo quando li trova. Numero 3. Tug of War. Una partita a tirare la corda è sempre un gioco divertente per i cani. Scegli una corda robusta e gioca a tirare con il tuo cane, facendo attenzione a non fargli male ai denti. Numero 4. Scavare. I cani amano scavare, quindi perché non creare un'area di gioco dove il tuo cane possa scavare liberamente? Ti basterà creare un'area delimitata dove il tuo cane possa scavare senza creare danni. Numero 5. Caccia al tesoro. Questo gioco richiede un po' di preparazione, ma è molto divertente e soddisfacente. Nascondi dei premi o dei giocattoli in diversi posti e crea una mappa per il tuo cane in modo che possa cercarli. Numero 6. Bowling. Crea una sorta di campo da bowling e usa dei giocattoli per far cadere i birilli. Fai correre il tuo cane e vedi se riesce a fare strike. 7. Fuga dal labirinto. Crea un labirinto usando dei cuscini e fai cercare al tuo cane la via d'uscita. Questo gioco è un po' più difficile, ma sicuramente divertente e sfidante. Numero 8. Nuoto. Se hai la fortuna di avere vicino a te un fiume, il nuoto è un'attività perfetta per il tuo cane. Prendi una palla o un frisbee e lancialo in acqua, vedrai che divertimento. Numero 9. Giro in bicicletta. Se hai una bicicletta puoi portare il tuo cane con te. Usa un'apposita borsa o un carrello per cani e fate un giro insieme. L'ultimo gioco che voglio proporti è un po' più sfidante degli altri, è l'agility. Se sei alla ricerca di un gioco infatti un po' più impegnativo, puoi provare l'agility. Devi creare un percorso usando dei coni, dei tubi o dei tunnel e fai correre il tuo cane seguendo questo percorso. Spero che questi giochi ti siano stati utili anche per la tua creatività. Fammi sapere nei commenti se li conoscevi già e se li userai per giocare con il tuo amico a quattro zampe. Ricordati di mettere mi piace e di seguire il canale. Ci vediamo al prossimo video.